Wow. Ciao raga, tutto bene? Allora, visto il grande successo che ho avuto, insomma i grandissimi feedback positivi che ho avuto dal video realizzato qualche giorno fa qui a casa tramite la mia GoPro Hero 7, eccola qui, oggi ho voluto portarvi un tutorial su come realizzare un video del genere, quindi sulle varie tecniche di ripresa che ho utilizzato. Ovviamente ragazzi vi dico fin da subito che sono tutti abbastanza molto semplici Cioè ogni clip che andrete a fare, poi voi potete anche ricopiare le mie azioni, non è un problema Sono davvero molto semplici da realizzare Ho usato principalmente due tipi di effetti Effetti creati da me e non da Final Cut o da qualsiasi altro programma Quindi non sono effetti robotici o meccanici Ma sono effetti di camera Ho utilizzato principalmente l'effetto buio quindi l'effetto in cui noi andiamo a oscurare la nostra uh, camera, no, la nostra lente della nostra camera, e l'effetto di movimento di camera. Quando noi andiamo a creare degli spostamenti e poi andiamo a uh, riallacciare ad altri spostamenti di altre clip. Ovviamente forse adesso non state capendo, però pian piano nel corso di questo video uh, vi spiegherò meglio tutti i vari passaggi e nel dettaglio, insomma, entreremo nello specifico. Ovviamente, ragazzi, tengo a precisare che questa tipologia di video possiamo andarla a creare con qualsiasi action cam, che sia una GoPro, che sia un Osmo della DJI, oppure che sia qualsiasi altra action cam di concorrenza, possiamo anche andarla a creare con un semplice telefono, uno smartphone, una semplice camera. Insomma, ragazzi, possiamo fare davvero tante cose, basta che ci sia creatività e uh, originalità. Io, sinceramente, ho utilizzato GoPro perché mi trova davvero molto bene, è molto creativa. La GoPro ci permette di fare davvero tante cose e in più ho utilizzato due particolari accessori. Uno è il mount bocca. Dove appunto inseriamo la nostra GoPro e la possiamo mettere qui e creare quindi il POV, ovvero un point of view, dove facciamo vedere allo spettatore le azioni che noi portiamo, che facciamo, insomma. E dopodiché ho anche utilizzato una fascia per la testa. Questa ovviamente si mette in testa e uh, più o meno sarebbe come il mount bocca. Ovviamente, però, la GoPro andrà qui sulla fronte, mentre invece con, la, con il mount avremo la GoPro semplicemente qui sulla nostra bocca. In più ragazzi, se vi siete persi il video dove vi mostro una serie di accessori per l'estate, troverete anche un mont eh, di concorrenza perché questo è quello originale e costicchia un pochino. però vi consiglio un mont eh, di concorrenza che troverete su Amazon. Se non sbaglio, sulle 12 euro. Se volete, vi linko qui il link sia del video per i vari accessori e anche il link dei vari prodotti che eh, sto menzionando. Quindi inizialmente cosa ho fatto? Sono andato alla ricerca di un video dove c'era appunto un paesaggio marino, dove c'era una palma del mare, una sabbia, insomma, un paesaggio marino come quello che avete visto, insomma, non è stato facile andare alla ricerca di questi video qua, perché sono davvero molto pochi. In una volta, insomma, trovato, l'ho messo a tutto schermo, l'ho scaricato e l'ho inserito a tutto schermo sul mio pc, sul mio Mac. In quel momento lì mi è venuta l'idea di creare appunto un zoom in e un zoom out. Quindi che cosa sono andato a fare? Innanzitutto ho messo sulla GoPro l'impostazione per quanto riguarda il campo visivo in modalità lineare. Non so se sta mettendo a fuoco. Perché lineare, ragazzi? Perché se io andavo, se noi andiamo a mettere uh, la modalità ampio o super view, si va a creare appunto l'effetto quello grandangolo. E ovviamente nel momento in cui noi andiamo a fare il zoom in e il zoom out non riusciremo appunto a avere l'effetto desiderato, ovvero l'effetto piatto, quindi mi raccomando è molto importante che voi andate a inserire la modalità lineare. Quindi semplicemente ho fatto partire la clip. Subito dopo ho abbassato, ho fatto quindi un zoom in, zoom out, ho abbassato verso la mano per creare un po' di situazione di movimento e boom! Ho abbassato la mia GoPro e ho creato il primo movimento di camera oscuro. Dopodiché, ragazzi, per poter riallacciare uh, un'altra clip, Ho dovuto creare un altro movimento, ovvero quello di alzata. Perché se io dopo che ho abbassato la GoPro, quindi ho creato una, una chiusura oscura verso il basso, dovevo creare un'apertura una, una, un verso l'alto. Ovviamente sempre partendo dall'oscuro, e qui entra in gioco, appunto, il mount. Quindi mi sono messo il mount in bocca, in questo modo. Subito dopo sono andato fuori casa e ho fatto dei piegamenti. Ovviamente, nel momento in cui sono andato a fare il primo piegamento, il, piegamento che sono andato a fare, il primo piegamento sono andato a farlo verso, diciamo, verso il, la parete. Ero veramente molto, molto basso, verso poi il pavimento. Scusate. Quindi ho, messo, ho inserito il mount in bocca, e subito dopo sono, mi sono alzato e ho fatto i vari piegamenti. Al termine di questi piegamenti, che vi consiglio di farne 4 o 5 se dovete copiare questo movimento di camera, l'altra cosa che sono andato a creare è il movimento di camera, però senza la situazione di oscurità. Quindi un movimento di camera che mi permetteva di creare velocità, uno speed, ok? Quindi da piegamenti ho fatto un movimento del genere. Mi sono alzato e ho creato appunto un movimento di camera. Ovviamente ragazzi l'altra clip che sono andato poi a mettere quella dove c'è il lavandino, lì ovviamente sono andato a recuperare quell'ingresso di movimento, quindi se noi facciamo dei movimenti di camera che sono degli spostamenti verso destra, l'altra clip che deve seguire deve avere degli spostamenti verso destra, quindi in quel caso sono andato verso il lavandino, qui è il lavandino, mi sono messo sulla sua sinistra, ho fatto questo movimento, mi sono bloccato, mi sono abbassato e mi sono lavato le mani. Ragazzi è molto semplice, all'inizio può sembrare un po' strana come cosa, però posso garantirvi che è molto logica. Per esempio se noi andiamo a creare un movimento di camera che va verso destra e poi voi andate a inserire una clip che entra invece verso sinistra, posso garantirvi che non si va a creare continuità e fluibilità con il video quindi una volta che, che avete creato tutte queste clip uh, potete avere appunto una fluidità molto molto interessante molto bella e originale quindi ragazzi ripeto possiamo utilizzare qualsiasi software che monta video perché andremo ad utilizzare solo l'opzione di taglio perché tutti gli effetti che andiamo a creare li abbiamo appunto utilizzati tramite la nostra ripresa tramite la nostra camera e quindi non abbiamo bisogno di effetti del programma quindi vi ripeto possiamo utilizzare qualsiasi software che monti video possiamo utilizzare un'applicazione oppure un semplice programma a pagamento o gratuito. Io in questo caso sto utilizzando Final Cut perché mi ci trovo bene e poi alla fine utilizzo questo, insomma, da molto tempo. Quindi una volta realizzato tutte le nostre clip, possiamo inserirle sulla nostra timeline e quindi partiamo subito con inserire la clip video, quella del paesaggio marino. Come fare per poter riallacciare la nostra clip realizzata con video, quella con il zoom in, l'effetto appunto che estrapola dal, dallo schermo la nostra ripresa primaria che è questa qua è molto semplice dobbiamo sovrapporla come in questo caso sopra verso la fine no? quindi che cosa andiamo a creare? andiamo a creare appunto una sovrapposizione come in questo caso per rendere il tutto molto più fluido per azzeccare un po' la ripresa è molto semplice eh, basterà selezionare questa ripresa qui andare sul nostro inspector e cercare di renderla un po' opaca in questo caso riusciremo a vedere che le due clip si sono sovrapposte e a beccare, dobbiamo riuscire a beccare il frame giusto. Io in questo caso taglio fino qua e come potete vedere andando di nuovo sul nostro inspector, clicchiamo su normal, avremo appunto una fruibilità. Un'altra cosa che voglio consigliarvi è quella di mettere nel passaggio dal, dallo schermo, ovvero dalla spiaggia fino allo schermo, ovvero il zoom in, vi consiglio di iniziare a creare uno speed. Vi ricordo che ho fatto già un tutorial su come creare uno speed, è molto semplice, dobbiamo recarci qui in questa transizione, come potete vedere, il passaggio da spiaggia a computer e, creare, e cliccare appunto in questo caso Shift più B, vi si creerà una linea dove dopodiché voi dovete appunto creare uh, la velocità, impostare la velocità. In questo caso io ho impostato un Fast 200, non so se si vede perché c'è una banda grigia, ma è molto semplice. Se vi siete visti come velocizzare le clip in Final Cut sarà molto semplice. E una volta creato appunto l'effetto uh, di speed, avremo questo risultato. Un'altra cosa molto importante, vi consiglio di inserire in basso ovvero qui un suono di tipo wush quei suoni che sono eh, diciamo chiama, richiamano il vento come potete vedere dopodiché nel momento in cui noi andiamo ad abbassare a creare questo effetto oscuro andiamo subito a tagliare questa parte che non ci servirà più andiamo a cancellare e andiamo a beccare la parte eh, della nostra flessione come potete vedere io mi sono prima posizionato qui nel momento in cui crea l'oscuro Cerco di prendere il miglior, il miglior tempo ed è questo qui. Vado a tagliare, la parte che non mi serve la vado a eliminare. Come potete vedere se metto play avremo appunto continuità nel video. Subito dopo ragazzi il movimento di camera, come potete vedere qua ho fatto un movimento di velocità, no? Che sono andato un po' rapido con il movimento verso destra per poter riallacciare la clip del bagno. In questo caso dobbiamo innanzitutto arrivare... Qui e mettere subito il taglio, la parte inutile la cancelliamo subito dopo. Nella prossima clip, come potete vedere, c'è un movimento veloce di camera, sempre verso destra. Ecco, in questo momento, in questo frangente qui, dobbiamo andare a tagliare. E in effetti, se noi dopo facciamo partire play, ecco qua. Molto semplice. Ovviamente ragazzi, sempre utilizzando lo shift B, possiamo velocizzare la nostra, il nostro ingresso, la nostra eh, transizione creata. Ovviamente dobbiamo farlo nel momento in cui c'è la velocità. Quindi, per esempio, in questo caso sto, mi sto per alzare e qui vado a fare shift B e qui, qui da qui verso il lavandino vado a fare shift B. Come potete vedere si sono create queste linee verdi con questi distanziatori. Molto semplice, andiamo appunto a cliccare qui su Fast, andiamo a mettere un per 2 che sarebbe un 200 e se facciamo partire il video vedete un po' la differenza. Ecco qua, molto semplice ragazzi, dopodiché in questo caso ho creato di nuovo una transizione oscura, no? Come potete vedere... La parte inutile non mi serve, quindi andiamo a eliminarla. Nel momento in cui vado a creare la parte nera, vado a tagliare la parte inutile e subito dopo mi vado a riallacciare alla clip oscura della lavatrice, ovvero questa qua. Mi metto prima questo, creo la situazione di nero, eccola qua, taglio la parte inutile e subito dopo partirà una transizione, molto semplice ragazzi, questo ovviamente poi si va a riallacciare all'effetto di speed che vi ho fatto vedere prima, quindi nel momento in cui andiamo a fare questo movimento di velocità che si va a oscurare il tutto, andiamo a tagliare e dopo ci dobbiamo riallacciare all'altra clip, come potete vedere l'altra clip ha una parte inutile come tutte le altre, ecco Andiamo a scegliere il momento esatto ed è questo. Come potete vedere l'immagine è sempre sfocata, quindi prendiamo l'immagine sfocata e andiamo a cancellare quella inutile. Come potete vedere, mettendo play, ecco qua. Ovviamente, ragazzi, eh, sta un po' a voi pure scegliere se velocizzare come in questo caso nelle prime due clip per quanto riguarda le flessioni e il, e il bagno, potete velocizzare e rendere un po' più eh, fluida la vostra clip. Però, in questo caso, invece, per, la, per il passaggio dalla stanza dove sta la lavatrice alla stanzetta dove c'è la PlayStation, il movimento di camera l'ho fatto talmente veloce e preciso con la mia testa eh, che non ho bisogno di velocizzarla. Perché, se voi lo notate, è, è praticamente fluidissima. Adesso invece vi mostrerò come creare l'effetto magico dove noi facciamo saltare un oggetto e magicamente apparirà un altro come in questo caso allora, questo effetto magico è davvero molto semplice. L'unica accortezza che dovete avere è quella di eh, farvi aiutare da un vostro amico, un vostro parente, qualcuno che sta in casa con voi. E l'altra cosa è quella di mantenere costante la vostra eh, impugnatura, la vostra posizione, ovvero questa qui. Per esempio, in questo caso, sto qui con le mani a centro schermo, con il joystick a centro schermo. Faccio saltare il joystick. Subito dopo mi faccio lanciare il libro da sopra, da mio fratello e rimango comunque in quella posizione. Adesso dobbiamo andare a fare un'operazione semplice di taglio. Quindi ritorniamo nel momento esatto in cui il joystick è in aria, come in questo caso, e andiamo a tagliare. Dopodiché andiamo a vedere la parte inutile che dobbiamo andare a eliminare. E qui, come potete vedere, sta arrivando il testo. Perfetto, io lo prendo e lo lancio in aria. In questo caso vado a tagliare. Come potete vedere nei vari due tagli abbiamo il libro in aria e il joystick in aria, più o meno le stesse posizioni. Quindi andando a tagliare la parte inutile e facendo partire il play, vedrete appunto l'effetto magico. Molto fluido. Quindi una volta arrivato a questo punto, in questa situazione, che cosa ho fatto? Sono andato a salvare tutto il mio progetto che avevo realizzato. E sono andato a salvarlo qui. Sul mio iPad, ovviamente ragazzi, possiamo andarlo a salvare su un computer, su uno smartphone, su qualsiasi dispositivo. Perché ho voluto realizzare l'effetto quello che abbiamo fatto del zoom in sulla spiaggia inizialmente. Quindi ho preso poi la mia GoPro. Ho messo modalità lineare perché mi raccomando ragazzi, vi ripeto, mettetele in modalità lineare perché dobbiamo andare a fare un zoom in da schermo. E niente ragazzi, mi sono posizionato sullo schermo, ho messo play e subito dopo ho fatto uno zoom in molto molto stabile. Vi consiglio di tenere il respiro eh, trattenuto per avere una stabilità. Dopodiché, niente, ho fatto wow e poi sono andato nella stanza e ho creato un altro effetto che dopo ne parleremo. Poi ritorniamo sul nostro programma, quindi sul nostro progetto e andiamo ad inserire la nuova clip. Dopodiché andiamo ad inserire le classiche operazioni di taglio e andiamo a tagliare la parte inutile, come in questo caso per esempio che c'è il play e il mio ditino. Andiamo a scegliere il momento esatto, che potrebbe essere questo qui, e andiamo a creare appunto il taglio. Eliminiamo la clip inutile. Subito dopo, come l'operazione iniziale della spiaggia andiamo a sovrapporla a quella originale per creare fruibilità e continuità. Quindi andiamo a beccare adesso la, il momento esatto in cui deve partire il no la nostra clip dell'iPad, che potrebbe essere questo qui. Potete andare sia ad occhio, oppure, se sale su Final Cut, selezionate la clip e andate qui su Normal e selezionate Like 10. E come potete vedere andremo a sovrapporre più o meno le clip saranno uguali. Dopodiché torniamo di nuovo a normal. Oppure ragazzi potete andare ad occhio come vi ho mostrato poco fa. Se noi proviamo ad mettere play ci sarà appunto una continuità. Per rendere il tutto ancora più fluido e più bello vi consiglio di inserire nel momento in cui andiamo a fare questa transizione di passaggio dalla clip all'iPad un suono come Wush un suono bush a caso, andatela a inserire qui nel passaggio, che potrebbe essere questo, il momento esatto, e un'altra cosa molto importante, questa parte qui andatela a velocizzare con il comando shift più b, avremo una situazione del genere. Infine, ragazzi, nell'ultima clip ho realizzato l'effetto door, ovvero quello dove uh, vado ad aprire una porta a caso della mia casa e anziché apparire il classico letto, mobile e quant'altro, appunto riappare la uh, clip iniziale, quella della spiaggia. Quello purtroppo non posso inserirlo in questo video tutorial, quindi farò un video dedicato solo per quella funzione di Final Cut, che è anche presente se non sbaglio in Premiere Pro. Non posso metterlo in questo tutorial perché sennò il video durerebbe un'ora, un'ora e mezza, perché quella pratica lì richiede tanta precisione e tanta pazienza e deve essere veramente spiegata molto bene. Quindi scusatemi ragazzi se non lo inserisco in questo video che comunque credo che sarà abbastanza lungo, ma a breve uscirà comunque il video su questa funzione che è veramente bellissima, vi farò vedere bene nel dettaglio come funziona e quali sono insomma le cose belle che possiamo realizzare con quella funzione che si chiama maschera. Niente ragazzi, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi, vi, vi invito a iscrivervi al canale, non, non chiedo niente in cambio, e o meglio, non è che non chiedo niente in cambio, da voi vorrei una, un piccolo sostegno da parte vostra. Quindi se volete aiutarmi, condividete questo video, anche il video da un minuto che ho pubblicato, appunto di questo video action e condividetelo su Facebook, su Twitter, inviatelo su WhatsApp ai vostri amici. Insomma, cercate di darmi una mano proprio appunto per farmi conoscere da più gente possibile perché. Il contenuto c'è ed è anche molto bello, almeno a mio parere. Poi non so, tutto sta a voi, quindi niente, seguitemi sui vari social, come Telegram, Instagram, lì viaggiono in tempo reale. addirittura su Telegram pubblico anche varie offerte su vari prodotti tecnologici e tante altre cose, poi ragazzi. Uh, Un'altra cosa che voglio anche dirvi è quella di iniziare tipo una challenge, non so se si chiama così, uh, dove per esempio adesso voi andate a creare i vostri video con queste, come potete vedere è veramente molto semplice, non, non, non c'è bisogno di utilizzare Premiere Pro o Final Cut, possiamo utilizzare qualsiasi tipo di programma, qualsiasi tipo di applicazione, qualsiasi tipo di action camera, macchina fotografica, anche uno semplice smartphone. Possiamo veramente, ragazzi, possiamo fare di tutto. L'importante è essere originali, creativi e conoscere un po' di varie tecniche, come quella del movimento di camera, che possiamo farlo da destra verso sinistra, dal basso verso l'alto, oppure movimenti oscuri, oppure movimenti quelli di passaggio, zoom in, zoom out dai vari schermi. Cioè ragazzi, possiamo fare davvero di tutto con poco. Io ovviamente oh, l'ho realizzato con GoPro Hero 7, ma se volete vi posso anche portare un video realizzato da, da iPhone, realizzato da un qualunque smartphone, da, da, cioè ragazzi... Non ci sono limiti in quello che possiamo fare, l'importante è essere creativi, originali e avere anche molto impegno e costanza. Niente, che dirvi, uh, vi saluto, un grande abbraccio e ci si becca al prossimo video. Ciao, belli!